adesso rimaniamo nell'ambito dei cori perché c'è Lorenzo Valeriani. Assolutamente sì, è diventato tra l'altro un momento attesissimo del nostro pubblico, quello dei cori, perché sono tantissimi gli appassionati. Che poi sta avendo un enorme successo anche sui social. Assolutamente sì, questo stavo dicendo, io non pensavo, invece ci seguono, ci seguite in tantissimi, ci segnalate dei nuovi cori da scoprire, quindi insomma noi siamo felici di portarvi questa fetta dell'Abruzzo che non tutti magari conoscevamo, quindi per noi è un grande piacere, oltre al fatto che ci godiamo queste musiche meravigliose. E allora insieme gustiamoci l'approfondimento di Lorenzo Valeriani.
Amiche ed amici di Rete 8, eccoci, siamo entrati in sala per conoscere con il presidente Marco Sulpizio la corale Rocca di Cambio. Presidente, abbiamo fatto tanti chilometri, ma ne vale la pena, lo dobbiamo dire insomma apertamente. Panorama bellissimo, magari oggi era un po' un clima non ideale, però siamo contenti di ospitarvi qui nel paese più alto dell'Appennino, 1434 metri. Il più alto comune dell'Appennino. Sì, sì, sì. La prima domanda che di solito faccio ai creatori così, no, delle diverse corali che andiamo a conoscere, ovviamente ironica la mia domanda, ma come vi è venuto in mente e perché vi è venuto in mente? Ma il motivo aggregante risale al 1980, tant'è che siamo uno dei cori, credo, più longevi del panorama abruzzese. E così era nato proprio per dare vita al paese, associare giovani ed anche anziani in un'idea che ci sembrava ottima. Poi produrre della cultura, dell'associazionismo, promuovere le bellezze del territorio e soprattutto divertirci cantando in amicizia. Ovviamente un coro quasi completamente folcloristico, ma i canti di montagna, visto che siamo insomma ad un'altitudine importante, non potevano mancare. Cioè, allora, come dicevi tu, il repertorio ovviamente è prevalentemente folklore abruzzese, canti popolari, canti della tradizione, canti d'autore. E inoltre facciamo anche dei canti di montagna e dei canti alpini, canti natalizi, però stasera optiamo soltanto per il folklore d'Abruzzo. Ovviamente una corale che anno dopo anno ha bisogno anche di evolversi, non solo sotto l'aspetto culturale, artistico e canoro, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto degli associati, dei cantori. Ecco, voi sotto questo punto di vista come siete messi? Perché gli altri mi dicono c'è difficoltà nel ricambio. C'è difficoltà nel ricambio, poi noi purtroppo siamo rimasti vittime del terremoto, della pandemia, e certo i giovani magari non hanno maturato questa passione così travolgente come nei soggetti anziani. Comunque non ci possiamo lamentare, insomma raggiungiamo sempre un numero abbastanza equilibrato tra cantori, e questa è la vita dei cori, soprattutto nei paesi di montagna come il nostro. L'entroterra soffre spesso, soffre molto. Non solo nei cori, ma soffre anche di altro. In tutti i sensi. Fortunatamente voi avete una natura fantastica e quello vi aiuta, almeno sotto l'aspetto turistico. Dal punto di vista economico, incentivare soprattutto il turismo. Qui noi abbiamo la stazione sciistica di Campo Felice, che è una delle migliori, credo, e più attrezzate
dell'Italia centrale, e con tutte le attività collaterali che possono esserci, credo sia questo il punto da tenere prioritario. Lei è presidente da quale anno? Dalla prima Costituzione, tranne un intervento in cui, essendo stato eletto sindaco, ho ritenuto opportuno cedere il passo ad altri per poi riprendere al termine del mio mandato. E non è la prima volta che i sindaci si cimentano anche nelle corali. Questo che cosa vuol dire? Che è troppo stressante la vita d'amministratore e si cerca di rilassarsi un po' cantando? Oppure l'inverso, il sindaco deve dare una mano alle associazioni e quindi... Entrambe le cose, il sindaco deve dare una mano alle organizzazioni locali e contestualmente, se ha la possibilità di trovare dei momenti di svago per rilassarsi, è molto importante. Poi io ritengo che, come ti dicevo all'inizio, il problema dell'impatto culturale, perché noi facciamo anche questo, abbiamo fatto anche delle gite organizzate per i soggetti un pochino più anziani e quindi, voglio dire, animiamo sia la vita culturale che sociale del paese. L'ultima mia curiosità, se così la possiamo chiamare, c'è l'intenzione di continuare il percorso da presidente? Ci saranno, a proposito di elezioni e votazioni, ci saranno altre scelte da fare? Qual è l'intenzione del in presidente? In questa fase noi purtroppo dopo la pandemia abbiamo ripreso soltanto nel mese di giugno e qui devo dire che grazie soprattutto alla professionalità e alla disponibilità del maestro Giulio Gianfelice siamo riusciti in pochi mesi, in sei mesi, ad allestire un repertorio assolutamente decente, decoroso. Per quanto mi riguarda, quindi, noi siamo adesso in regime di prorogatio. Se i coristi vorranno, in un'elezione democratica, sì, do la mia disponibilità come sempre. Altrimenti non c'è nessun problema, l'importante è che il coro vada avanti. Ecco, e questo è il messaggio assolutamente più importante. Grazie a Marco Sulpizio, presidente della Corale di Rocca di Cambio. Noi torniamo in sala con i nostri amici cameraman Mario Giacchetta e Maurizio Mignone, che ringrazio, per ascoltare altri pezzi della Corale di Rocca di Cambio. A dopo, grazie.